Un saluto a tutti gli amici di Spinning TV, io sono Luigi di Planet Spin e oggi vi parlerò di tessine piombate per siliconici. In questo nostro primo appuntamento con questo argomento illustreremo alcune tipologie di comune utilizzo nella pesca spinning. Nei prossimi video invece vi mostreremo anche la facilità con cui è possibile realizzarli da soli con l'autocostruzione. Saper utilizzare giusti modelli con le relative esche in gomma può avere dei risvolti pratici davvero interessanti. Come ormai tutti sappiamo bene, utilizzare le esche siliconiche in alternativa ai classici Minnow rigidi molte volte può rivelarsi la scelta vincente nella nostra battuta di pesca, ma non è sempre facile trovare quella adatta alle nostre specifiche esigenze. Attualmente sono in commercio una grande varietà di modelli, sia per quanto riguarda le testine che le esche in gomma. Questo può mettere facilmente in difficoltà sia il neofita che il pescatore più esperto, per cui in questo filmato cercheremo di condividere quelle che sono le nostre esperienze per aiutarvi nella scelta. Allo stesso tempo vi ricordo che potete utilizzare gli strumenti a vostra disposizione per commentare e dare i vostri suggerimenti. Potete anche scrivere alla redazione o utilizzare la nostra pagina Facebook. Parlando di testine piombate e siliconici, sicuramente un lato positivo è quello di poter utilizzare le stesse montature sia per insidiare predatori d'acqua dolce come il black bass o il luccio, ma allo stesso tempo anche per pesci d'acqua salata come la spigola, il pesce serra e il barracuda. Abbiamo già trattato con Spinning TV di testine specifiche per il light rock fishing e quindi anche per questo, per non allargare troppo il discorso, faremo una rapida carrellata su alcuni modelli di testine piombate, soffermandoci però su quelle tipologie che possono avere un utilizzo multiplo, quindi sia acqua dolce che anche mare. Nella testina piombata i parametri che possono variare sono la grammatura, quindi il peso, la forma della testina, la lunghezza del gambo e infine la tipologia dell'amo. Possiamo trovare dei modelli di zavorra a forma di testa di pesce o di proiettile, forme molto simili ad una palla da football. Possiamo avere anche forme triangolari o quella più classica che è la forma rotonda. Molte volte troviamo un altro elemento nella testina, una specie di molla spirale, un fermo metallico. Questo viene utilizzato per realizzare inneschi particolari dove il siliconico va letteralmente avvitato sopra e poi calzato nell'amo. Con questo sistema abbiamo il vantaggio di poter rendere anti-incaglio la nostra presentazione e abbiamo la possibilità di innescare particolari forme di gomme che poi vedremo meglio nel dettaglio. Andiamo ora ad esaminare nel dettaglio le varie tipologie di forme di testine. Partiamo da quella più classica, quella rotonda. Questa testina dà il meglio di sé in acque libere, in acque prive da ostacoli e può essere utilizzata con efficacia sia per pescare a mezz'acqua che sul fondo. Per via della sua particolare forma, molto facilmente tenderebbe a incastrarsi tra i vari massi sul fondale, nella vegetazione o tra gli ostacoli, per cui quando ne abbiamo la possibilità è consigliato sempre di utilizzare un anti-incaglio. Andando avanti troviamo le cosiddette testine stand up. La particolare forma del piombo di queste testine rende l'estremità di qualsiasi esca noi andremo ad innescare galleggiante, ovvero il silicone che andremo a montare rimarrà con la testa attaccata al fondo e con le sue estremità finali in verticale. Questa testina è ottima per esempio per le presentazioni di gambero o per pescare su fondali dove sono altre possibilità di incaglio. Poi troviamo le testine football, cosiddette football perché la forma del piombo richiama
appunto una palla da football, e queste sono ideali per la pesca su fondali rocciosi. Infatti, la particolare forma del piombo evita che l'esca si incagli ripetutamente sulle rocce. Altre tipologie di forme di testine piombate, come ad esempio quella a forma di pesce, sono ideali anche per richiamare le sembianze del pesce foraggio. Allo stesso tempo, anche grazie alla loro forma, sono ideali per una pesca a mezz'acqua e per diversi tipologie di recupero, dove sfrutteremo meglio anche le attrattive del silicone annesso. Come dicevo prima, in questo breve filmato abbiamo cercato di mostrare quelle che sono le testine piombate con un utilizzo multiplo, ovvero sia mare che acque interne. Al giorno d'oggi ne esistono davvero tanti modelli, quindi riuscire a rappresentarli tutti sarebbe davvero impossibile, anche perché se seguiamo le indicazioni del mercato, quasi ogni giorno escono nuove tipologie di testina con indirizzi sempre più specifici. Cari amici, per oggi è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo video, dove parleremo anche della scelta della testina piombata in relazione all'esca siliconica che andremo ad innescare. Inoltre ci sarà anche una piccola guida sull'autocostruzione per realizzarci da soli le nostre testine piombate. Un saluto a tutti gli amici di Spinning TV e di Planet Spin, al prossimo appuntamento.